Oggi faccio cotolette di patate. Eh già, proprio cotolette e patate. Occorrenti una bella patatona lessa che voi dovete tagliare a fette abbastanza sottili, più o meno di mezzo centimetro a fettina, del fior di latte oppure della mozzarella di bufala. Un pochettino di speck, una fettina per ogni cotoletta, poi dell'uovo sbattuto, chiaramente con un po' di sale, poco, pepe quando ne volete, e poi io ho aggiunto un po' di parmigiano e un po' di pecorino romano che dà più sapore, del pan grattato. E ovviamente poi dell'olio per friggere il tutto. Prendete una fettona di patate e dentro ci mettete un pochettino di speck e un po' di mozzarella. Dopodiché coprite con l'altra fettona. Poi pigliate proprio uno stuzzicadente, lo passate in diagonale da parte a parte, in modo tale che questa, diciamo, cotoletta rimanga ben ferma. Quindi la bagnate nell'uovo da una parte e dall'altra. E poi nel pan grattato, andanze e arete. Portate l'olio a temperatura, dovrebbe raggiungere fra i 160 e i 180 gradi. Con una patata grande fate in realtà poi tre cotolette. Quest'ultima la sto preparando con la mozzarella e col salame. E ora friggo. Ecco, friggete in olio abbastanza profondo. Dovete fare una mutata e una girata. Questo è il primo lato. Ecco, vi ho dato la girata, l'altra parte e la prima cotoletta è pronta. Ecco, io vi consiglio di fare una cotoletta alla volta, in un pentolino, casomai con l'olio abbastanza alto, in modo tale che proprio veramente fare dentro e fuori e l'olio non cali di temperatura. Quindi mettete su un vostro foglio Scottex e asciugate l'olio in eccesso. E questa è l'ultima, quello col salame. Cotolette di patate al tavolo numero uno, servito! Buon appetito! Vaiù, eccole! Questa ricetta in realtà trae origine da una vecchia ricetta napoletana, che sono i patate indurate e fritte. È come il pane indurato e fritto. Proprio una vecchissima ricetta di recupero, di avanzo. L'unica variante qual è? Di metterci praticamente poi in imbottitura, quindi un po' di salumi, un po' di affettati. Pochi provano, pochi mozzarella, insomma, qualcosa del genere. Come prima cosa, però, guardate in stecchina. Io assaggio la prima, quella praticamente fatta con lo speck. Ecco, noi. E che ve lo dico a fare? È inutile. Dice, Mimma, ma tu dici sempre che sono buone le ricette, ma non sono buone. Cioè, è innegabile, speck, grande sapore. Ha detto mia moglie che la morte è sua, ha già preso il salame per vedere proprio la differenza. Comunque un piatto facile da fare. Allora che ci finiamo, ruamala. Te lo assaggio proprio perché voglio sentire la differenza. Quello col salame, questo scotto un po' di più, oh mi raccomando, tiepide, sennò va acerite. Questo è quello col salame.
il napoletano. Questa è una bella battaglia fra il Trentino e la Campania. In ogni caso, sono ottime. Buon appetito a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!